ragazzi, questo è Epni e benvenuti in questo nuovissimo weekly vlog. Quest'oggi, giovedì 19 settembre, registreremo tutta la settimana che va a concludersi e più di metà della prossima. E avete visto, non lo so, il video precedente, lo trovate comunque in descrizione, sono accadute un sacco di cose, sono arrivati un sacco di pacchi, siamo stati all'IKEA, dovremo ritornare domani a cercare il lavandino nuovo con la lavastoviglie piccolina. Devo montare lo stand per fare le registrazioni degli spacchettamenti. Oggi deve arrivare un pacco, devo vedere Tudor. Teoricamente dovrebbe arrivare anche la persona con cui lavorare in studio musicale a Milano. Sarà una settimana veramente bellissima e piena di cose da fare, anche perché domenica c'è il derby, ho già paura, e martedì andiamo a fare un tatuaggio. Lunedì invece Federic verrà a registrare il video con la mia collezione di carte dei Pokémon. Sarà qualcosa di clamoroso. Allora, già fatto le 100 flessioni giornaliere, registrato un video, è arrivato il pacco, dopo lo apriamo. Adesso vado a prendere la spesa per il pranzo. Mi sa che oggi prendo un polletto. Eccoci qua, ci guardiamo Franchino che demolisce qualche forno. E mentre mangio l'insalatina col tonno e un po' di pollo. Allora, vi avevo detto che avremmo spacchettato il pacchettino di stamattina. È un regalo, dovrebbero essere delle action figures di Batman e Joker. Batman e Joker, eccoli qua. Il Batwing, raga. Sono a casa, ho finito quello che devo fare in studio, adesso mi butto in doccia perché tra 40 minuti arriva Cervo, siamo stati invitati. Un nuovo progetto di Webster Channel, mi ha scritto Giuseppe, quindi oggi lo rivedo e vi portiamo con noi, tutto a tema food, quindi vediamo cosa sarà. Ok, siamo arrivati e a quanto pare oggi si prepara la pizza, quindi tra poco è il mio turno. Dobbiamo preparare la pizza. È buona la pizza. Dobbiamo prepararla noi. Fratello, non veniamo. Vabbè, molto semplice, ovviamente i latticini sono banditi, quindi prendiamo un po' di salsa di pomodoro, iniziamo a mettere dal centro e la giriamo ovunque. Elena, tu devi completarla questa? Ci mettiamo la sconcertezza, il piccante. Però aspetta, fondamentale, se usi un ingrediente prima devi... È buono. Qualche patata quella, un fiore al centro. C'è Foodify! E un peperone, dai. Vai, peperone. Arrivo, eh. Ma cosa hai fatto? Meraviglioso, ragazzi. Bella, peggio. Padrino, prego! Vieni per la bolla, eh. Sta mentendo. È buonissimo. Ah. Tira, aiutami. Mica buona, eh. Quando va male YouTube, apro una pizzeria. Sì. Facilissimo. Allora, il capitano ha perso una scommessa e adesso deve bere almeno 4 di questi shots. È completamente folle. Io 3, lui 2. Oh, pagliaccio! Io 3, tu 4. Mamma mia, come acqua, eh! Ma perché sono qua? Però tu sei testimone. Non so come sia possibile. Dai una testata, riprendi domani. L'epopea dei documenti continua perché mi ero dimenticato, ma io non ho una carta d'identità attiva in questo momento, non ho neanche un passaporto, quindi l'unico documento che io ho, oltre alla tessera sanitaria, è la mia patente. Sto andando all'anagrafe del mio municipio, del quartiere dove sto adesso. Niente, raga, la carta d'identità non la posso fare perché non ho l'appuntamento, ok? Ma non lo posso prendere online perché è scaduta da più di 6 mesi, ma prima avevo il passaporto, adesso il passaporto non c'è, quindi ho solo la patente come documento. Situazione meschina perché il tipo dell'anagrafe mi fa: prova a tornare qua tutti i giorni verso le 2, quando non abbiamo appuntamenti magari riusciamo a farti, perché la nostra agenda è piena fino a novembre. Allora dimmi, prendi un appuntamento a novembre? No, non si può prendere un appuntamento per novembre. Devo andare tutti i giorni adesso all'anagrafe sperando di trovare lo slot libero. Ora aspetta che mi risponda Paolo per il lavandino, però mi sa che vado ad aspettare in studio, così intanto magari lavoro. E l'ora di pranzo, insalatina, tonno, uova, e mi sono preso anche un onigiri, gamberetti e curry. Saltato l'impegno del lavandino, saltata anche la sessione musicale. Sentiamo come scrocchia l'onigiri, che stavolta ho aperto perfettamente la mia fonte di carboidrati.
e un po' di gusto. Raga, ce l'ho fatta, la carta d'identità arriverà tra 6 giorni allo studio, let's go, perché sono a casa, mi sto lavando, sciacquando, sistemando, c'ho un incontro molto importante, poi vi racconto, immagino, non lo so. Ciao raga, buongiorno. Allora, che dire, ieri ci siamo lasciati con quella clip che sembrava molto un bivio tra qualcosa di molto bello e qualcosa di molto brutto. Non è facile spiegare, non so neanche se adesso ha senso farlo. Il futuro è incerto, ma bisogna essere la versione migliore di noi. Si continua, andare avanti e... Oggi si dovrebbe andare in studio della musica, ed è un po' che lo dico, non è ancora accaduto, speriamo bene. In questo momento mi trovo fuori dallo studio di Tudor, ho già fatto anche la spesa con il pranzo, ma Tudor non c'è, sono chiuso fuori perché è sabato e non c'è nessuno qua. Stufo di attendere Tudor, sono tornato a casa, mi mangio il couscous col pollo, anche se oggi, ve lo dico proprio sinceramente, sto mangiando... per senso del dovere di farlo, perché l'appetito non c'è. Ce l'abbiamo fatta, Tudor è arrivato, e lassù c'è anche Surri. Bella. E tra poco arriva anche Giamma, una combriccola interessante per questo pomeriggio in studio. Documentiamo la presenza di Giamma in ogni evento importante della nostra vita. Come al solito. E ha un panino di Meat Crew. Sono patatine. Ah, sono patatine quelle. Ma tra poco arriva Giova più Giova e lavoriamo, eh. Tudor ci ha lasciato le chiavi dello studio, non sto scherzando. Il nostro adesso, c'è la proprietà di Wanderlust. Stiamo lavorando a una delle prossime canzoni. Giova sta facendo le sue magie. Le sue magie senza regole. Raga, buongiorno, sono le 9 in punto di domenica. Ho dormito un po' di più, avevo il sonno arretrato. È passato un minuto. E ieri sono stato tutto il giorno in studio, abbiamo portato avanti della roba per la musica, che poi... verrà comunicata ovviamente con calma, col suo tempo, quando sarà pronta. Adesso da fare colazione, poi si vola in studio, che devo sistemare un bel po' di roba, con tutta anche la programmazione della prossima settimana, considerando che stasera c'è il derby e siamo con i matti dell'altra volta. E non è andata benissimo l'altra volta, speriamo meglio. Domani viene Federic per il video della mia collezione, quindi... devo mettere tutte quante le ultime cose in ordine e mostrargliele poi in modo carino e decente. Quindi niente, anche se è domenica non ci si ferma. Ho trovato la disposizione perfetta per il Joker. Guardatelo là dietro. Questa cosa non ve l'avevo mai mostrata. Quando siamo venuti qui allo studio col trasloco delle cose, Timo è volato fuori dalla scatola ed è imploso. Io adesso ho appena finito le 100 flessioni giornaliere, miniatura del weekly vlog precedente. Devo registrare ancora il Rotten Real parte 3. E prima o poi, raga, dobbiamo farlo. Dobbiamo montare quell'aggeggio. È necessario. Andiamo a recuperare il nostro pranzo della domenica. Leggeri? Non leggeri? Scopriamolo. Couscous, ho mangiato anche ieri. Magari l'hummus. Ho optato per rosticceria, pollo e patate rosso. Eccoci qua. Quando ero piccolino capitava che la domenica mio nonno andasse alla rosticceria a prendere il pollo per l'appunto. E niente, peccato che non ci fosse la polenta fritta, altrimenti era un bel reminder al 100%. Fondamentale, visto che anche il Galateo dice che si mangia con le mani, scegliere con cura il video da guardare prima di insozzarsi le dita, perché poi rimangono tutte quante unte. Quindi il video ce l'abbiamo. Patatina molto buona, mi piace che non la stracondiscono. Il pollo che godura. Rotten Real parte 3 ancora in fase di registrazione. Finiamo questo, registro un altro video per il secondo canale, provo a spacchettare la struttura per gli unboxing e poi si va a vedere il Milan perché c'è il derby. Quasi finito di fare tutto, è il momento della merendina. Stiamo ancora procrastinando quell'aggeggio per gli unboxing. Sì, siamo di corsa e ho registrato anche il video per domenica prossima, quindi sono cuscito coi tempi perché devo andare a comprare
un po' di birra, un po' di stuzzichini, che siamo ospiti a casa di amici per il derby, quindi mi sembra giusto così. Allora, intanto ho recuperato dei grissini, ma guardate cosa ho visto per la prima volta nella mia vita. La Nutella plant-based, what the fuck. Allora, popcorn, patatine, grissini e bam, Icnus, anima sarda, portata anche qua a Milano ovviamente, perché è un po' in tutta Italia, credo. Visto che noi ci siamo conosciuti con questi ragazzi in Sardegna, questa birra è perfetta. Adesso devo aspettare il capitano Cervo e quindi, sapete cosa faccio? Madonna, mi sparo un allenamento rapido. Una serie bella potente, quella che ti fa puzzare le ascelle in modo giusto, no? Ecco il capitano! Sei pronto? Sono pronto. C'è da mettere massa però lì, eh. Che dici, bro? Le fondamenta di una casa ci stanno qua. C'è da mettere un po' di massa, puoi diventare molto più grosso. Guarda che roba, un armadio. Non è così tardi da non vedere nulla, però non si vede niente. Ora siamo un po' imbottigliati nella strada di Milano per uscire un pelo fuori dopo l'idroscalo. E se perdiamo anche stasera, io e Cervo non guarderemo mai più una partita insieme. Questo è brutto, è triste, va detto, va detto. Il rischio c'è. Il rischio c'è. In un attimo siamo nella New York, quella bella però. Pazzesco. Ponte pazzesco. Di Brooklyn che è qua con noi. Brooklyn. Sciottino di piccantino. Bella. Mila. Dai. È buonissimo. Dai che piccantissimo. Ma che buono. No, ma sei cioccolato. Nano blu, figlio di puttana. Nano blu, figlio di puttana. 1-0. Andiamo. Dentro. No. Zio porco. Non va bene, non va bene. Oh. Allora, ma la svoltiamo questa partita o no? Sì. Questo è un 43 e quello è un 44, questo è un 42 e mezzo. Siamo in scala. Io sono giapponese. McDonald's della vita. No! Sì! Abbiamo vinto! Sì! Questo è l'inizio di una grande avventura! Sì! Sì! No! Raga, è l'una e mezzo, siamo a casa. Ci siamo portati a casa finalmente un derby. Sono molto contento, nonostante stia passando un periodo un pochino complicato. Questo sicuramente aiuta a livello emotivo. Si va a dormire domattina, è lunedì, quindi sveglia sicuramente molto presto. Ma perché sono già sveglio? Ma io voglio dormire ancora. Oggi viene Federic che dobbiamo fare il video della mia collezione delle carte. Adesso faccio questo, vado a prendere il caffè al bar, poi torno a casa e dopo mi faccio una doccia, perché adesso io di farmi la doccia che è calda e uscire al freddo non ne ho voglia. Comunque ho rimesso a posto tutta la casa, adesso mi lavo, vado in studio, continuo a registrare determinati video che ho lasciato un po' in sospeso e poi torniamo a casa perché arriva Federic. Notti senza regole. Eccoci qua, pronto a Real parte 3, è bello tosto, non sono riuscito ancora a chiudere il video e adesso vado a prendermi il pranzo e voilà, oggi una tartarina di salmone con avocado e poi l'insalatina col tonno. Sempre più o meno le stesse cose, boh, questo è un pranzo molto leggero, ci sono tutti macro perché poi mangio anche 50 grammi di grissini, per me top, anche perché questa è scondita, ho messo solo un po' d'olio sulla tartare. Vado verso casa che Federic è in anticipo e sta diluviando. Sarà complicato indossarlo con lo zaino? Sono bloccato, ma io dico ma si può? Ed eccoci qua, stiamo registrando la collezione. Io ragazzi sono sconvolto, sconvolto. Ho traumatizzato, ragazzi. Sì, no, hai esagerato proprio. Questi album qua.
E c'è un po' di cose, non le ho mai mostrate tutte, ve ne ho parlato, che è una passione, mi piace, però sono tante. Quando uscirà il video sul suo canale, mi raccomando, andate a vederlo perché sarà senza senso. Sì. Senza senso. Alla fine siamo venuti a cena a Little Lamb. Alla fine sì, sta. Vediamo. Miseria. Ci credo. A sala 888. Wow. Dai, su. Ma com'è possibile? Ma l'avete fatto apposta. Ma che meraviglia, ma è bellissimo. Dai, su. Figo, figo, dai, mi piace un bot. Il boccione. Bello, allora stiamo aspettando che ci portino da mangiare. Sono uscito fuori e ho notato una cosa veramente molto bizzarra. Che cazzo è quello? Mi sto cagando addosso. È il mio angelo della morte, no? E sta bollendo. Ok, forse abbiamo sgravato, raga. Abbiamo ordinato un po' troppa roba. No, no, cosa dici? Poi si è mangiato un minuto. Tu dammi 10 minuti. Dammi 10 minuti e vedrai. Va bene. Vai, frittino. Tofu. Aspetta, eccolo là, io me lo voglio subito assaggiare. Questo cos'è? Pancetta, abbiamo detto. Okay. Questi credo siano i ravioli di gamberi. Che sono i tuoi. Eccoli. Buongiorno, raga. Sto iniziando a svegliarmi sempre prima la mattina. Sono le 7.23. Devo fare un po' di cose. Perché? Allora, la lavatrice. Ah, di nuovo il cesto dei panni sporchi. I vestiti che avevo ieri sera all'hot pot sanno completamente di Asia. Il che significa che dobbiamo dare una sciacquata. Devo fare una lavatrice. E solo che fuori piove. Quindi poi significa che devo lasciare il deumidificatore acceso. E devo andare assolutamente dal tatuatore, che è dall'altra parte della città. Eccoci qua. Sta calcolando la massa del sole per dirci quanto tempo ci vorrà. Di solito sono un paio d'ore. È finito il detersivo adesso. Ah, 101! Ok, fatto. 100 flessioni fatte anche oggi. Vado a recuperare l'acqua al supermercato perché è finita in casa e non è il massimo. Detersivo, le banane, ne ho prese almeno due così una la mangio. E poi l'acqua, ovviamente. In più vi insegno un trick. Quando andate tipo in vacanza con gli amici e siete fogati e volete allenarvi per essere tonici in spiaggia, con le casse d'acqua si può fare questo. Doccia fatta, la lavatrice ha finito come previsto. Finito. Mo spostiamo. Tutto in ordine, deumidificatore acceso, ci vestiamo. E guardate chi mi porta a fare il tattoo! Il nuovo meno tatuato di Milano! Non è zero? Zero. Ce l'ho uno sul culo, un buco. Io lo faccio qua alla fine, sul polso. C'è uno scoiattolino. Depilazione. Compresa nel prezzo depilazione, pazzesco. L'uomo scimmia. Perché andare da un estetista? Non ha senso, fatto un tatuaggio. A gobbo di Notre Dame! Sono imbarcato tutto. Siamo finiti a fare un pranzetto romantico. Come sempre. C'è sempre Maradona quando siamo a mangiare insieme io e te. Incredibile. Ragazzi, devi bloccare solo di cibo. In studio dopo il pranzo, sto provando a registrare il Rotten Real con scarsi risultati. Sì, qui c'è Zano che ha fatto gradare le carte. Tatuaggio poi non so se l'avete visto bene prima, ma credo di sì perché Paolo ha registrato un botto di roba. È un reminder perché spesso nella vita si attraversano dei momenti difficili, però devi continuare ad andare avanti perché se ti fermi o guardi indietro non funziona. Questa è la cena di stasera. Raga, buongiorno, mercoledì 25. Colazione fatta, adesso sono passato in farmacia e ho preso Eucerin Aquaphor, trattamento riparatore per rigenerare il processo della pelle, per accelerare il processo della rigenerazione della pelle. Quante pelli! Ah, oggi voglia di fare le flessioni zero, sono da Tudor. Fate mettere al coach questo oggi e vedere come si fanno, questo oggi le faccio anch'io. Le fai tu? Allora, il piano è... Il piano è facciamole tutte di fila. No! Sì. Massimo 40 e poi 30-30. No, frate. Frate. No! Come? 14. Io sono... 4. Oggi abbiamo il pranzo prima di andare in studio. Non si può più aspettare, basta. È il momento di montare questo stand. Allora, aspetta un attimo qua, tu.
Eccolo. Va bene, più facile del previsto. Panino ai quattro cereali, confesa di pollo e ho preso degli uramaki di salmone. Costavano solamente 3 euro. Ho detto perché no? Quindi niente, buon pranzo. Allora, sto facendo un po' di spesa. Questo vlog stasera tra l'altro finisce, ma domani ovviamente ne inizio un altro. Provviste per sopravvivere. E la cena è servita, melanzane, riso e pollo. Era tutto già pronto? Chi l'ha detto? Raga, buongiorno. Io sto per concludere questo videoblog. Adesso mi butto in doccia che inizia una nuova settimana che troverete molto presto sul canale. Tra pochissimo esce anche il video delle 100 flessioni al giorno. Io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine. Questa settimana è stata molto intensa. Un bel pollicione in su. Iscrivetevi accanto, attivate la campanellina. Ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo video. Qua sempre tutto. Nel prossimo weekly vlog. Allora, il capitano ubriaco andrà a fare surf. Eccolo qua, che fa il trasloco. 112 valigie. Impossibile, impossibile. Oh via. Let's go. Trasloco è finito. Hmm.